Allora, apriamo diciamo un'altra finestra nel contesto generale, no, Presidente Righi? Sì, abbiamo guardato, abbiamo visto un po', abbiamo ascoltato sul fisco, sulle modalità con cui no, questo mercato cerca di sopravvivere, ormai di sopravvivere, ma questo mercato è anche un mercato in continuo mutamento, ce l'ha detto anche il sottosegretario Ferri, ne ha accennato Zambrano prima, ne hanno accennati tanti, il DDL della competitività, i mercati, la concorrenza. Bene, l'ho accennato anch'io all'inizio, noi oggi stiamo vivendo un momento un po' particolare perché non si capisce più neanche in questo paese in cui è vero che le parole sono importanti, ma molte volte sono anche molto confuse, se le liberalizzazioni corrispondono al mercato liberale oppure se corrispondono alle deregolamentazioni, cioè a un mercato non regolato, a un mercato libero a tutti in cui le qualifiche, lo studio, il sapere non contano più nulla. Perché dico questo? Perché vedete, ci sono categorie anche tra di noi che possono piacere o non piacere. Io ho visto quando l'altro giorno, guardando un po' Facebook, Twitter, quando hanno tolto la possibilità di rogitare ai notai, no? Ho visto qualcuno, ah, finalmente così noi andremo dagli avvocati, andremo dai commercialisti, andremo dove? Dove andremo? Andremo in studi commerciali in cui entrano le SRL e quindi le stesse banche che noi ci vogliono fare diventare dipendenti e ci stanno facendo diventare dipendenti e che vogliono usare eventualmente i soldi della BCE, non tanto per darli a noi, per finanziare noi, ma per finanziare essi stessi nell'impresa che vogliono costruire in concorrenza. Questa non è liberalizzazione, questa è egemonia del mercato, questo è voler chiudere una categoria o più categorie al mercato stesso. E questo per noi non è accettabile. Allora che cosa succede? I notai, e sapete tutta la lunga querel che mi lega che ho avuto col notariato, io ho scritto anche una lettera pubblica al notariato, il notariato ha fatto un errore, lo dico qui chiaramente, l'ho detto in pubblico e lo posso dire qui, il notariato non ha capito o i dirigenti attuali non hanno capito che loro sono pubblici ufficiali e tali dovevano rimanere. Il fatto di aver proposto il deposito prezzo al notaio, che è stato modificato in legislazione, perché la proposta originale del notariato era quella, i preliminari li faccio io, perché il deposito prezzo al notaio parte dal momento del preliminare. E con il presidente Del Rico e il vicepresidente Noto io sono stato molto chiaro, voi avete fatto un'azione di lobby scorretta nei confronti di tutta la filiera di immobiliare, perché nessuno si può assurgere il diritto di diventare monopolista. Ma dall'altra parte non posso pensare a un mercato in cui una cosa va bene in Italia, i trasferimenti immobiliari. Cioè in America sono pieni di truffe, lo sapete, no? Chi lavora con gli Stati Uniti. Succedono di tutto e di più. Anche in altri paesi in cui la figura del notaio non è così marcatamente presente nel trasferimento immobiliare. E noi abbiamo una cosa buona e per poter trasferire questo sapere fatto di studi, di conoscenze, di tutele, cosa facciamo? Lo diamo agli avvocati, ai commercialisti e poi non so a chi lo daremo prossimamente. Allora guardate, lo scenario del dopo crisi, anzi scusatemi, lo scenario attuale, perché non so se ve ne siete accorti, la crisi è finita. Ce l'ha detto Renzi a dicembre, no? Abbiamo più 0,8 di occupazione, le compravendite nell'ultimo trimestre sono aumentate, abbiamo la gente che abbiamo una stampa veramente che ci dice che noi non siamo in crisi, ma noi che viviamo tutti i giorni la realtà, l'amara realtà di fare impresa, di avere una tassazione immobiliare pazzesca, ma di avere anche una tassazione sulle nostre imprese. Abbiamo fatto con il centro studi di FIAI, con Mario Condodi Satriano, che ringrazio, un piccolo gioco, no? Lo dicevamo prima,
abbiamo provato a immaginare di acquistare un terreno, 250.000 euro in un piccolo paese. Aspetta, aspetta, che vabbè, non si vede da qui, ma insomma... Abbiamo anche le slide, ma non le facciamo vedere. Il costruttore investe per 1.700.000, cioè finisce le sue cosine, 1.700.000 spese primarie, secondarie, il notaio, l'agente immobiliare, i muratori, i costruttori, tutto quello che volete, ok? Quindi 1.700.000, vende a 2.200.000 in 18 mesi, non abbiamo messo gli oneri bancari, abbiamo fatto il mercato perfetto che vorrebbe questo governo, perché la crisi non c'è, quindi in 18 mesi dalla costruzione abbiamo venduto tutto. Il costruttore all'ordo guadagna 230.000 euro su un investimento di 1.700. Al netto gli rimangono in tasca 110.000 euro. Lo Stato da questi 2 milioni di euro di vendita prende 980.000 euro certi, il costruttore 100.000, 980.000 euro lo Stato. Non è vero che lo Stato è socio al 50%, lo Stato è il nostro padrone, bisogna capirlo bene per combattere queste nefandezze.